Patrizio Miatello, perché questa manifestazione davanti alla prefettura di Treviso? Perché oggi e domani la Camera sta votando le nostre richieste di modifica al fondo vittime da reato finanziario, che sono semplicità, corposità, cioè deve essere corposo il fondo, e semplicità nelle procedure. Una manifestazione per tenere alta la guardia su tutta la vicenda, visto che con il prossimo anno da parte dello Stato potrebbero iniziare le procedure per il recupero dei crediti definiti incagliati. Hai un debito con una banca, devi farlo esaminare da un esperto, non solo di Veneto Banca, di Popolare di Vicenza. Tutte le banche, dicasi tutte le banche, hanno operato all'interno dei rapporti bancari, siano essi mutui, derivati, leasing, conti correnti e quant'altro, in maniera truffaldina e usuraria. Quindi prima di pagare qualunque debito devi farlo analizzare. Accanto a chi protesta per le azioni diventate carta straccia, c'è anche chi sta subendo il passaggio delle popolari venete a Banca Intesa. Dal punto di vista economico c'è stato un aumento dei costi per il passaggio della clientela dalle vecchie banche a Banca Intesa, mentre i clienti prima avevano dei servizi a costo zero, adesso si vedono lievitati i costi. E la seconda cosa, veramente assurda, è che c'è l'obbligo di depositare i titoli e di pagare il deposito per titoli che valgono zero, e quindi c'è proprio, si aggiunge al danno la beffa.